un importante, importantissimo incontro alla Casa Bianca con il Presidente Obama. Signore e signori, il Presidente del Consiglio. Grazie, sono ovviamente molto, molto grato innanzitutto all'Ambasciatore per tutta il sostegno logistico, l'organizzazione di questa giornata così intensa e così positiva, mi pare. Is it working? Ovviamente sono molto soddisfatto dell'incontro che è appena terminato alla Casa Bianca. È stato un incontro lungo e importante dal punto di vista dei contenuti, del clima, della volontà di lavorare insieme, di collaborare, e quindi torno e riparto fra poco con molta, insomma, soddisfazione e determinazione per affrontare le questioni che abbiamo da affrontare a casa. L'incontro con il Presidente Obama, con il Vicepresidente Biden e con il Segretario di Stato Kerry è stato un incontro diviso in due parti, una prima parte nella quale abbiamo affrontato, come poi abbiamo brevemente detto nella prima parte di conferenza stampa, di comunicazione alla stampa che abbiamo fatto, che si è concentrato innanzitutto sulle questioni economiche, sulla necessità di prendere innanzitutto tutto ciò che è di positivo dall'accordo che ieri negli Stati Uniti c'è stato. È un fatto molto importante per tutti noi, molto importante per l'Europa, per l'Italia, perché avrebbe portato sicuramente instabilità nei mercati. Invece credo che aiuterà la stabilità nei mercati e, come io ripeto sempre, la stabilità per noi è fondamentale, per noi che abbiamo un debito così alto che dobbiamo finanziare questo debito e quindi abbiamo bisogno di interessi, di tassi di interesse bassi. Questa stabilità ci porterà tassi di interesse bassi e in particolare ieri, oggi, insomma siamo ai livelli più bassi da 2 anni e mezzo a questa parte e questi sono fatti, non sono parole. Lo dico rispetto a tutte le polemiche, le discussioni di queste settimane, di questi mesi, alla fine contano i fatti, questi sono fatti e ripeto, la questione dei mercati è legata al fatto che i mercati devono comprarci il debito. Se i mercati non ci comprano il debito, andiamo in crisi come siamo andati in crisi negli ultimi 2 anni. Se i mercati comprano il nostro debito a tassi di interesse bassi, noi ce la possiamo cavare e abbiamo la possibilità di farcela, di fare le riforme e tutto il resto. Quindi credo che sia molto importante quello che è successo ieri, l'accordo, perché l'accordo negli Stati Uniti sul bilancio aiuterà sicuramente la stabilità nei mercati. Abbiamo discusso molto attorno alle questioni che hanno a che fare con impegni comuni che ci siamo presi nel G8, nel G20, la lotta ai paradisi fiscali, la lotta all'elusione fiscale, e in particolare la lotta al protezionismo, questo grosso tema del TTIP, il grande accordo commerciale tra Europa e Stati Uniti. Si ha notizia che ci sia un'accelerazione positiva nell'accordo commerciale tra Canada ed Europa in queste ultime ore e questo sicuramente è un buon viatico per l'accordo commerciale Europa-Stati Uniti. Ne abbiamo parlato in concreto e entrambi, Italia e Stati Uniti, sono molto impegnati per far sì che ci sia un risultato positivo, che il negoziato che è partito abbia uno sviluppo positivo e che soprattutto si concluda il più breve tempo possibile. Il nostro sogno è che si concluda entro l'anno prossimo sotto presidenza italiana. So che è una cosa molto ambiziosa perché immaginare che un negoziato così complesso si chiuda in un anno e 2 o 3 mesi è ovviamente molto ambizioso. Però ci sono studi che dicono che l'Italia è il paese in assoluto dei 28 paesi europei che ha più da guadagnare da un accordo commerciale con gli Stati Uniti, che possa consentire in particolare alle nostre merci, ai nostri beni, di entrare nel mercato americano più facilmente. E quindi credo che per noi sia effettivamente un grande obiettivo, un obiettivo molto importante. Ovviamente abbiamo parlato dei rispettivi bilanci,
del bilancio e dell'accordo che hanno fatto loro ieri e della legge di stabilità, quindi del bilancio italiano, approvato dal Consiglio dei Ministri, che adesso va alla discussione parlamentare. Ho ripetuto con grande forza anche qui gli impegni che stiamo mettendo, che stiamo prendendo per avere nel prossimo futuro quelle cifre di finanza pubblica che consentano di avere maggiore fiducia da parte di tutti e soprattutto di cominciare ad avere questa riduzione del debito, la riduzione delle spese pubbliche, la riduzione delle tasse sulle famiglie e sulle imprese, che rappresenta l'inversione di tendenza, che è l'obiettivo sul quale ci siamo mossi con questa legge di stabilità. Di queste cose poi domani, tornato a Roma, mi occuperò e parlerò diffusamente, questo lo dico per prevenire domande che vadano sulla singola questione dei fatti che sono accaduti oggi a Roma, nel senso che poi io oggi ero qui e mi sono occupato di questa visita, domattina sarò a Roma e quindi domattina mi occuperò di tutte le vicende di politica interna, le vicende romane, e con massima attenzione, e risponderò a tutti i temi di cui c'è bisogno di rispondere. Completo il quadro delle grandi questioni di cui si è parlato, di grandi questioni, cioè dei grandi scenari complessi sui quali Italia e Stati Uniti lavorano insieme in questo periodo, in particolare ovviamente la questione del Mediterraneo, la questione della instabilità nel Nord Africa. Ho presentato nei particolari la missione Mare Nostrum, ripetendo con grande forza che l'Italia è un grande paese, il più grande dei paesi del Mediterraneo, che si assume le sue responsabilità anche se il resto d'Europa non se le assume fino in fondo. Noi abbiamo chiesto e ottenuto che giovedì prossimo a livello di Consiglio europeo si discuta della recrudescenza del problema migratorio, del tema del diritto d'asilo, del problema drammatico degli sbarchi, del problema drammatico soprattutto delle morti che ci sono state nel Mediterraneo e di come prevenire drammi come quelli che ci sono stati nelle settimane scorse. Ne parleremo giovedì prossimo, però per intanto, siccome l'Italia è un grande paese che nel Mediterraneo si assume le sue responsabilità, noi abbiamo fatto partire la missione Mare Nostrum, ne ho parlato ai rappresentanti dell'amministrazione americana, al Presidente Obama, al Vicepresidente Biden e al Segretario Kerry, e naturalmente abbiamo scambiato i nostri punti di vista sui temi più legati a questa vicenda, la Libia in particolare, il problema dell'instabilità in Libia, che oggi è una delle cause principali di quanto sta accadendo. Abbiamo convenuto che bisogna assolutamente agire perché questa instabilità termini, perché se non c'è una situazione più chiara in Libia sarà impossibile gestire complessivamente questa vicenda. E quindi ci siamo scambiati una serie di valutazioni e una serie di impegni da assumerci per rafforzare un quadro che oggi appunto sembra molto debole. Abbiamo ovviamente discusso anche delle altre situazioni regionali complicate, parlo della Siria. L'Italia ha deciso di partecipare con 50 milioni di dollari di aiuto ai rifugiati, ci sono 2 milioni di rifugiati, alcuni di questi rifugiati facevano parte di alcuni degli sbarchi che ci sono stati a Lampedusa nei giorni scorsi. Quando sono stato a Lampedusa qualche giorno fa ho incontrato alcuni di questi rifugiati siriani, è una situazione terribile, drammatica, che ha bisogno innanzitutto di un fortissimo impegno sul campo attraverso le Nazioni Unite, motivo per il quale l'Italia ha partecipato con questa importante donazione alle Nazioni Unite per gestire la vicenda lì. Sul tema Siria abbiamo convenuto la necessità che venga applicata la risoluzione delle Nazioni Unite, l'applicazione della risoluzione delle Nazioni Unite e quindi la messa al bando delle armi chimiche di Assad, cosa che è assolutamente necessario che avvenga nel più breve tempo possibile per arrivare a Ginevra 2, che è sempre stato il nostro obiettivo, e in questo senso il fatto che si sta andando in quella direzione sicuramente ci rende soddisfatti di una linea che è una linea positiva. Abbiamo parlato di Afghanistan, delle modalità con le quali terminerà la missione alla fine dell'anno prossimo, del 2014, e delle modalità con le quali
bisogna aiutare il governo afghano, il governo dell'Afghanistan, a gestire poi in proprio la sicurezza dell'Afghanistan dal 2015 in poi, tema che tutti sappiamo essere un tema molto delicato, complesso, ma sul quale abbiamo i prossimi mesi per cercare di dare il massimo di impulso e di sostegno. Abbiamo poi discusso anche del processo di pace in Medio Oriente, di cui discuteremo anche martedì prossimo quando John Kerry sarà a Roma, e quindi abbiamo accennato il tema, poi ne riparleremo martedì prossimo con John Kerry e negli incontri con Netanyahu. L'Italia, un forte impulso sul tema del processo di pace, l'impressione che non siamo lontani da una svolta positiva, e quindi ho ribadito al Presidente Obama la nostra spinta in questa direzione. Abbiamo avuto anche un importante e interessante nella colazione che poi ha seguito l'incontro con la stampa, abbiamo discusso lungamente delle nostre percezioni sulle novità in corso a Teheran, in Iran. Il Presidente Obama ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente Rouhani. Io a New York, 15 giorni fa, ho incontrato il Presidente Rouhani. C'è, credo, interesse da parte di tutti a andare a vedere se quello che sta succedendo in Iran effettivamente rappresenta una svolta nei fatti, e quindi ci siamo scambiati valutazioni, abbiamo assunto alcuni impegni reciproci di scambio di informazioni nei prossimi mesi per capire se le nostre valutazioni su quello che sta accadendo lì sono valutazioni comuni e quali sono i passi prossimi da fare, fermo restando che l'applicazione delle decisioni che a livello internazionale la comunità internazionale ha assunto sull'Iran è assolutamente necessaria e prioritaria, ma evidentemente i passi che Rouhani ha fatto sono passi interessanti, importanti, che vogliamo assolutamente cogliere, e quindi credo che anche questo sia stato un punto essenziale. Ovviamente ho poi mi sono soffermato sui temi legati a, come forse avete sentito, all'anno prossimo, al fatto che finisce questa legislatura europea, legislatura basata molto sui temi dell'austerità, sulla difesa, mettiamola così, e la presidenza italiana dal 1 luglio aprirà una legislatura europea che noi vogliamo rendere la legislatura della crescita, quindi dalla legislatura dell'austerità che chiude in questi mesi alla legislatura della crescita, quindi ho posto una serie di punti che saranno i punti sui quali l'Italia cercherà di guidare l'Europa in questo inizio di legislatura prossima, e ovviamente i punti sui quali è molto importante che ci sia una collaborazione tra le due parti dell'Atlantico, temi che hanno a che fare naturalmente con le regole, citavo prima le questioni dei paradisi fiscali da abbattere, le questioni legate alla cooperazione in materia di regole di finanza, di regole di banca, e ho ripetuto al Presidente Obama il nostro impegno perché a livello europeo la Banking Union e altre importanti decisioni vengano assunte. Infine ho recepito con molta soddisfazione la notizia che gli Stati Uniti hanno fatto, l'amministrazione americana ha fatto il passo che poteva fare, che può fare e che è stato compiuto per la partecipazione degli Stati Uniti a Expo 2015. Per quanto mi riguarda e ci riguarda, questa è una grandissima e buona notizia. Gli Stati Uniti hanno un percorso che è diverso per loro regole interne rispetto a quello degli altri paesi, per cui non è una partecipazione pubblica, ma è una partecipazione di privati che però sono guidati da un percorso che il Dipartimento di Stato ha formalmente cominciato oggi. Per noi è una grandissima notizia. Dopo la notizia della partecipazione della Gran Bretagna, questo passo degli Stati Uniti di partecipazione a Expo 2015 è assolutamente strategico. Ho raccontato e spiegato in tutti i particolari quali saranno le caratteristiche di Expo 2015 al Presidente Obama, il tema in particolare, perché so essere un tema particolarmente di particolare interesse per lui, tutto il tema della food security, tutto il tema del Feeding the Planet, sono temi sui quali la sua sensibilità è sempre stata molto forte, e quindi di questo sono
molto contento di aver visto una sua grande attenzione per noi, naturalmente, che siamo impegnati allo spasimo per il successo di Expo 2015. Questa di oggi è un altro passo avanti importante, un'altra ottima notizia, di questo sono molto contento. Poi avete sentito che il presidente Obama ha recepito, scherzando, l'invito che gli ho fatto a venire in Toscana, visto che conosce poco la Toscana, e vedo che è cominciata una discussione campanilistica sui posti dove bisognerà invitarlo. Io ho fatto un ragionamento generale sulla Toscana, sul suo capoluogo regionale che è Firenze, sulle altre grandi città, quindi non ci sono discussioni di tipo campanilistico su questo tema, e ovviamente sarà libero di decidere dove venire. Mi fermo qui, queste sono le questioni essenziali. Ripeto, io sono molto colpito e molto colpito da questa, dall'accoglienza ricevuta, dalla volontà di lavorare insieme, una volontà reciproca. Credo che ci sia una ottima intesa tra i nostri due governi, dobbiamo lavorare su molti temi comuni, e quindi continuerò e continueremo con questa stessa determinazione. Ci sono domande? Un attimo, portiamo il microfono. Francesca Forcella, TG5. A proposito dell'accordo anti-default, ieri hanno tutti tirato un sospiro di sollievo, oggi gli osservatori, non soltanto quelli della Fox, quelli repubblicani, hanno espresso dubbi e perplessità sulla durata, su queste altre scadenze, 7 gennaio, 15 gennaio, e hanno usato l'immagine del kicking of the can, cioè tira un sasso semplicemente poco più avanti. Qual è la sua posizione, il suo stato d'animo, pensando quanto le cose americane, come ci ha ricordato oggi, influiscono su quelle italiane? Ma il mio stato d'animo, ovviamente, quando sono arrivato ieri qui, era di grande preoccupazione, perché lascio immaginare a ognuno di voi come sarebbe stata la visita stamani se la visita si fosse svolta in una situazione di default. Sarebbe stata ovviamente una situazione molto diversa, molto complicata. Il presidente Obama ha scherzato sull'argomento, ma ha detto che se ci sarà bisogno mi inviterà il 7 febbraio di nuovo, in modo tale da seguire, diciamo, passo passo queste cose, visto che ho portato fortuna in questo passaggio. E penso che tutti abbiamo trepidato, perché io ritengo che le conseguenze negative su di noi sarebbero state molto forti, sarebbero state conseguenze negative sulla stabilità dei mercati. Quindi il fatto che oggi invece si sia risolto questo tema, innanzitutto rafforza il presidente Obama, e questo è molto importante, perché i suoi oppositori si sono divisi, e alcuni di questi suoi oppositori hanno tirato la corda finché la corda si è spezzata, e credo che questo sia, per la leadership del presidente Obama, leadership alla quale ovviamente noi siamo molto legati e siamo molto interessati che questa leadership sia forte, continui, credo che sia un fatto utile, importante per noi, importante per l'Europa, credo che alla fine sia importante per gli Stati Uniti. È ovvio che adesso hanno 2 mesi di tempo per cercare di affrontare il nodo è non ritrovarsi alla mezzanotte del 6 febbraio nella stessa condizione in cui erano ieri, però mi pare che ci siano tutte le condizioni, perché quello che è successo ieri, in fondo, credo, ma non sono un esperto di Tea Party e di, diciamo, ho altre esperienze su altri party di altro tipo, ma insomma su questi temi non sono abbastanza esperto da poter dare un giudizio, ma mi pare che l'effetto sia stato un effetto che probabilmente avrà conseguenze abbastanza serie, e quindi spero che questa soluzione sia una soluzione di lungo periodo. Presidente, buonasera. Abbiamo sentito Obama che le ha fatto i complimenti per il voto di fiducia del 2 ottobre. Ecco, volevo capire se nei suoi interlocutori ha trovato una preoccupazione, nonostante il voto di fiducia, per la situazione politica italiana, che resta comunque, insomma, abbastanza fluida, ecco, soprattutto ora che la manovra arriva in Parlamento.
Ma io ho sentito, come avete sentito anche voi, parole di fiducia e di ottimismo da parte del Presidente Obama, e torno in Italia con questa fiducia e questo ottimismo in più. C'è un apprezzamento per quello che si sta facendo, e questo apprezzamento non era scontato. E questo è un punto che, secondo me, fa parte delle cose positive. Nello zaino lo metto tra le cose positive e lo riporto in Italia, sapendo che servirà anche in Italia, sapendo che servirà per tutti gli impegni che abbiamo davanti. Ho sempre saputo che era una strada molto in salita quella che avevamo, e quindi avere uno zaino con tante cose positive che possono aiutare in questa salita, così come ciò che oggi abbiamo ascoltato, sentito, e che sicuramente avrà un effetto benefico, fa parte del lavoro che stiamo facendo per rafforzare la strada che abbiamo intrapreso, sulla quale ho intenzione di andare avanti con grande determinazione, ancora più determinazione dopo ciò che ho ascoltato oggi qui a Washington da parte dell'amministrazione americana, di un grande leader come il Presidente Obama. Presidente, Peter Samuel, Capital Intel. Mia domanda è su, avete parlato con il Presidente Obama, probabilmente più con la RAIS, sulle attività delle società italiane in Libia? Telecom Italia sta già lavorando su gestori mobili al Madar, c'è Ferrovie dello Stato, ha il contratto di gestire tutti i sistemi ferroviari, sono in contratto di 4 miliardi, c'è anche i Russian Railways, Porto Ravenna, scusami, sta guardando di fare lavoro su porto di Slitten, Salina ha già avuto il contratto in autostradale, e poi gli architetti, i costruttori della Marche, sta lavorando molto, molto frequentemente da Bengasi in poi. Cioè, avete parlato, e il società italiano per la strada maestro ai americani che sono un po' lenti ad arrivare in Libia. Grazie Presidente. Non siamo entrati nel merito di questi aspetti, perché la mia impressione, mi sembra che ci sia su questo una condivisione, è che la situazione sia una situazione di una tale instabilità lì, che in questo momento bisogna lavorare innanzitutto al processo di institution building, che è essenziale per poi passare a tutto ciò che ha a che vedere con la infrastrutturazione e le scelte di natura economica. Quindi mi pare che in questo momento siamo ancora un passo indietro e le preoccupazioni sono oggettivamente tante. Buonasera Presidente, sono Enrica Agostini di Rai News 24. Volevo chiederle, i suoi viaggi all'estero sono sempre accompagnati da grandi polemiche in Italia. Lei ha appena varato questa legge di stabilità, da molte parti le hanno sempre chiesto coraggio. Lei ritiene di essere stato coraggioso nella sua legge di stabilità? Affronteremo questi temi domani. Io sono oggi molto contento del fatto che i giudizi positivi che ho ascoltato qui a Washington sono giudizi positivi sulla strada che complessivamente abbiamo intrapreso, e sono giudizi positivi che mi confermano sul fatto che è la strada giusta, e io ho intenzione di continuare con grande determinazione su questa strada. Presidente, Paolo Mastrolilli della Stampa. Due domande brevi. Se avete parlato del caso dell'italiano Chico Forti condannato all'ergastolo in Florida, che si professa innocente, e se sulla Libia avete discusso anche di numeri in termini di addestramento, l'Italia ha ottenuto un ruolo politico più importante di quello che aveva avuto fino a questo momento? Ho lasciato una memoria sul caso Forti, è un caso che voglio approfondire. Posso esprimere anche da qui la mia disponibilità a incontrare i familiari di Chico Forti per cercare di capire quali saranno i prossimi passi che hanno intenzione di svolgere, per capire come seguire questi passi che hanno intenzione di svolgere. Comunque, ripeto, ho lasciato una memoria con gli elementi essenziali della vicenda e il fatto che noi abbiamo intenzione di seguirla. Sulla questione della Libia, sì, noi abbiamo reciprocamente
fatto il check sugli impegni di training che ci siamo presi. Il problema vero è che siamo ancora due passi indietro, mettiamola così, rispetto a quegli impegni, perché da quando ne parlammo al G8, sono passati, era metà giugno, sono passati 4 mesi alla fine, 3 mesi, e però la situazione della solidità delle istituzioni libiche mi sembra che abbia fatto addirittura passi indietro, se posso dire. Quindi ci siamo scambiati le valutazioni su queste cifre, su questi numeri, ma sicuramente il punto è un punto che lascia una grandissima preoccupazione. Maria Luisa Rossi Hawkins, TGCom 24. Io volevo tornare al tema di Rouhani e al tema iraniano. Lei ha detto ci siamo scambiati le reciproche valutazioni e poi saremo determinati nel vedere un po' qual è l'opinione congiunta. Ecco, in che modo il suo rapporto privilegiato per certi versi con l'Iran, lei si è incontrato con Rouhani, può avvantaggiare l'Italia vis-à-vis anche gli Stati Uniti? Ma ho voluto puntualizzare che noi siamo interessati a cogliere le aperture che dal regime iraniano sono venute, ma ho voluto anche ribadire, e lo voglio fare anche qui in modo molto chiaro e trasparente, che non abbiamo intenzione di fare nessuna fuga in avanti, nel senso che riteniamo fondamentale che la comunità internazionale si muova di comune accordo su questa vicenda, motivo per il quale il punto che abbiamo discusso insieme oggi è stato, a mio avviso, utile, molto utile per me e per noi, nel senso che sarà un punto di riferimento anche per come ci muoveremo, credo importante anche per l'amministrazione americana, e, perché, ripeto, non vogliamo fare fughe in avanti su questo tema, vogliamo che ci si muova di comune accordo in una logica che però io ho colto tutta la svolta che sta dietro la telefonata di Obama a Rouhani, è una svolta importante che è seguita alle parole che Obama disse alle Nazioni Unite nel suo discorso inaugurale il 24 settembre, mi sembra, e che è stato un discorso molto importante nel suo complesso, ma che su questo tema ha svoltato. E quindi mi sembra che anche l'amministrazione americana sia fortemente interessata a questo allargamento di visuale e andare a vedere se effettivamente è una questione di charme o una questione di sostanza, quella delle aperture e dell'atteggiamento aperto che il presidente iraniano ha colto. La mia impressione è, io sono molto convinto che bisogna andare a vedere le carte, bisogna andare a vedere se effettivamente ci si può muovere in una direzione che sia più utile per tutti. Ovviamente l'Italia ha molti interessi in gioco e può essere una cosa molto importante e molto interessante. Io su questo tema voglio assolutamente giocare una partita di avanguardia. Buonasera Presidente, Diana Faccioli, Sky G24. Due domande, una velocemente sulla Libia. C'è un allarme statunitense, come lei ben sa, anche per la sicurezza americana in Libia. Più volte sono stati mandati rinforzi. Le volevo chiedere se Susan Rice o John Kerry o Barack Obama stesso le hanno parlato di ulteriori invii di Marines nella base di Sigonella per il sostegno, sappiamo gli ultimi 200 arrivati erano per l'eventuale evacuazione di popolazione civile non dalla Libia per i problemi anche legati alla cattura di Alibi. E la seconda domanda è relativa proprio al rischio default americano. Prima di incontrare lei, Barack Obama ha parlato alla nazione e ha detto, parlando alla nazione, ha parlato anche al mondo della politica americana, ha detto non ci dobbiamo far bloccare dalle ali estreme dei nostri partiti, che ritengono che la parola compromesso sia una brutta parola, gli estremisti se vogliono vadano a vincere le elezioni e poi vediamo. Condivide valutazione anche invito? Grazie. Ma sì, mi suona abbastanza familiare questo secondo concetto. Comunque, ovviamente non aggiungo altro sulle vicende interne americane, ma sulla prima questione no, non abbiamo affrontato nel merito punti così specifici e precisi. C'è veramente una grande preoccupazione comune sul tema dell'instabilità nel Mediterraneo, nel Nord Africa e in particolare in Libia. Aggiungo anche un punto sull'Egitto, che adesso è, diciamo, non è
il punto estremo di preoccupazione come lo era nel mese di agosto, ma rimane comunque una situazione molto complessa anche lì. Quindi sicuramente abbiamo condiviso una preoccupazione comune e il nostro voler alzare il livello di attenzione europea su questi temi è legato al sapere anche che non possiamo fare altrimenti. Noi abbiamo bisogno di un clima diverso, di soluzioni nell'area, e lo dimostra la nostra missione militare umanitaria Mare Nostrum, che è la dimostrazione del fatto che noi dobbiamo agire su questi temi, non possiamo essere spettatori, c'è bisogno che agisca l'Europa, e comunque noi facciamo la nostra parte. Presidente, buongiorno. Gianpaolo Pioli di Quotidiano Nazionale. Voglio fare una domanda più leggera, forse un po' gastronomica, ma c'è una richiesta, un appello di molti produttori e importatori italiani di prodotti, per esempio prosciutto, per esempio quello di Parma e anche credo quello toscano, che si sentono danneggiati da questa situazione punitiva negli Stati Uniti per quella forma di doppio controllo che ci sarebbe sulle merci in arrivo che stanno ferme e quindi rischiano di deteriorarsi, eccetera. Fa parte di un dossier più generale per l'intesa europea o è un bilaterale italiano e magari molto più facile da risolvere con gli americani che sono nostri cari alleati? Io credo che proprio il TTIP sia il framework dentro il quale noi possiamo provare a risolvere alcuni di questi temi, ed è il motivo per il quale c'è un grande interesse italiano, e io voglio assolutamente spingere perché questo interesse spinga noi e l'Europa a non fermarsi di fronte alle difficoltà del negoziato, che sicuramente ci saranno. Ma il tema dell'accordo commerciale Europa-Stati Uniti, proprio anche per le cose che lei ha appena detto, è la dimostrazione che c'è un interesse italiano fortissimo su questo tema. E quindi noi dobbiamo spingere, spingeremo sicuramente. Mi ha fatto piacere che alla colazione ci fosse Parmesan, e quindi lo indico, diciamo, come un elemento di buona volontà sul TTIP da parte americana. Gaggi, Corriere della Sera. Una domanda più da esponente politico che da primo ministro, perché lei credo che abbia incontri in queste ore, oltre ai governanti, anche esponenti del Partito Democratico, dei think tank democratici. Ecco, se ha ricevuto valutazioni di che tipo sulla situazione politico-istituzionale italiana, come accennava prima, ognuno ha i suoi tiparti, e su quello che sta succedendo all'interno della sinistra italiana, e se in prospettiva, qui in America già si pensa a come sarà impostata la campagna elettorale nel 2016, qui sarà, lei ha sempre enfatizzato molto il tema del lavoro giovanile, che è molto importante anche qui per gli Stati Uniti, qui si parla invece forse ancora di più di rilancio dei ceti medi, ecco, se c'è qualche idea nuova e qualche parola d'ordine nuova che può venire fuori dai due partiti democratici in qualche modo in coincidenza. Per me è stato molto interessante sia ieri sera gli incontri, ho incontrato Nancy Pelosi e altri, adesso avrò alcuni incontri adesso prima di andare a prendere l'aereo che mi riporterà a Roma. È chiarissimo che esiste una sfida che accomuna l'Europa e gli Stati Uniti, una sfida democratica, una sfida politica che accomuna il continente europeo, quindi l'Italia e gli Stati Uniti. È una sfida legata in gran parte al fatto che la crisi ha reso evidenti a parte dei nostri elettorati una difficoltà a mantenere i livelli di servizi, livelli di welfare a cui eravamo abituati. Questo non è un caso, poiché la gran parte della discussione ideologica sul bilancio qui è stata sull'Obamacare, quindi su una questione legata proprio al welfare, a pezzi di welfare in più che il Presidente Obama ha voluto inserire. E in fondo la discussione è simile anche da noi in Europa, è simile anche da noi in Italia, dove attorno al tema del welfare, delle protezioni sociali, delle opportunità rispetto a un cambio nella composizione demografica delle nostre società, e questo è a mio avviso il grande tema del futuro: come saranno costruiti i sistemi di welfare in un futuro in cui cambia la composizione demografica, in cui, siccome si sono fatti meno figli in questi anni, ci sono e si vive più a lungo, per fortuna,
la composizione demografica modifica molto profondamente i nostri sistemi di protezione sociale e obbliga chi governa a dover riformare per venire, per stare dietro a questi passi, mantenendo comunque i livelli fondamentali di servizi, di assistenza, soprattutto a quelle parti della popolazione che hanno più bisogno. Devo dire che su questo abbiamo condiviso il punto che se non si arriva a una lotta finale, senza quartiere, all'evasione fiscale, ai paradisi fiscali, attorno a questi temi difficilmente si riuscirà ad arrivare a soluzioni. Quindi mi pare che questo tema della trasparenza, della lotta all'evasione fiscale, della lotta all'elusione fiscale, della lotta ai paradisi fiscali a livello internazionale e nazionale è un grande tema e lo è anche per noi. Tutta la materia sulla quale io mi affido molto al lavoro che Francesco, il procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, sta facendo e che metteremo poi in atto nei prossimi giorni e che dovrà nell'anno prossimo dare dei risultati molto forti, fa parte di questo ragionamento. E, però accanto a questo, insomma, la sua domanda è molto generale, nel senso che tocca i pilastri probabilmente delle prossime campagne elettorali. Io ho reagito a quello che mi raccontava Obama dicendogli tutta la difficoltà che in Europa faremo nel prossimo mese di maggio ad affrontare una campagna elettorale per il Parlamento europeo in cui probabilmente giocheranno su un campo da gioco più agevole per loro i partiti anti-europei, i partiti populisti che si troveranno di fronte parole d'ordine che forse avranno una capacità di, diciamo, di bucare il video e la comunicazione ai noi molto forte e rispetto ai quali dobbiamo organizzarci con delle risposte altrettanto forti, perché l'idea che il prossimo Parlamento europeo sia il più anti-europeo Parlamento europeo della storia europea, scusate il bisticcio di parole, ci preoccupa moltissimo, perché è lì che si trovano le soluzioni, e se la soluzione è di avere tanti Tea Party anche a livello europeo, non mi sembra che questo sia un buon modello. Quindi io credo che il messaggio che viene dagli Stati Uniti, cioè che con la logica del Tea Party non si risolvono i problemi, si creano soltanto problemi ulteriori, è un messaggio che sicuramente faccio mio e che riguarda anche la logica europea, rispetto alla quale è assolutamente fondamentale muoversi invece per trovare soluzioni comuni piuttosto che per arrivare a strappi che aprano ulteriori problemi. Presidente Mario Platero, Sole 24 Ore. Scusi, intanto una precisazione, perché lei sa che Parmesan è uno degli elementi di contraffazione più usati, quindi volevamo essere sicuri che era parmigiano vero. Parmigiano buonissimo era. Quindi parmigiano reggiano. Il test era quello buono. Volevo chiederle, lei torna negli Stati Uniti, era qui qualche settimana fa e ha visto Wall Street. Wall Street attendeva con grande attenzione il progetto, la legge di stabilità. Ecco, oltre al messaggio politico di oggi che lei ha dato alla Casa Bianca, che messaggio dà ai suoi interlocutori ora che questo progetto si è realizzato? Perché seguono con grandissimo dettaglio, come se fosse un roadshow, che poi le promesse sono mantenute. E un'ultima cosa, abbiamo il nome del consorzio che ha vinto l'Expo 2015 o qualcuno ce lo potrà dare? Su quest'ultima cosa avrete poi tutti i dati. Sulla cosa precedente, io ho insistito e ho espressamente raccontato al Presidente Obama, cosa che avevo già fatto a Wall Street, c'eravate anche voi, quindi avete sentito, che i prossimi giorni e il bimestre che abbiamo davanti sarà il bimestre nel quale presenteremo il piano di privatizzazione agli investitori internazionali. E ovviamente investitori internazionali vuol dire soprattutto New York e Londra. Piano di privatizzazioni credo importante, che sarà una parte significativa di questo obiettivo riduzione del debito pubblico, che, di cui ho parlato anche col Presidente Obama, perché il fatto che l'anno prossimo noi riusciamo ad avere una significativa inversione di tendenza di un debito pubblico che è cresciuto per 5 anni di seguito, dal 2008 in poi, e che nel 2014 fermerà la sua crescita e comincerà la discesa, io lo ritengo un fatto importante.
E siccome io sono abituato a ragionare di risultati e non di aggettivi o di parole, coraggio, timori e altro, vorrei lavorare sui fatti, sui risultati. Questo tema del debito pubblico che l'anno prossimo scenderà rappresenta uno dei fatti ai quali do maggiore importanza, perché so benissimo che gli investitori internazionali, i mercati, coloro che comprano il nostro debito, di fronte a un messaggio di questo genere, capiranno che stiamo facendo sul serio. E ho intenzione di continuare su questa strada facendo sul serio. Presidente, Gavino Moretti, giornale Radio Rai. Obama ha esordito nella sua dichiarazione dicendo l'Italia sta andando nella giusta direzione per quanto riguarda la crescita, la stabilità. Le è sembrato interessato a venire a Bruxelles? Lei nel giorno scorso ha parlato di un invito per il Presidente degli Stati Uniti a Bruxelles per parlare con l'Europa, per avere un'Europa più interessata alla crescita, per rafforzare la linea italiana sulla crescita, in fondo. Io ho invitato il Presidente Obama a venire a Bruxelles l'anno prossimo, ma l'ho trovato assolutamente interessato all'Europa. Mi sembra che questo, il tema del rapporto con l'Europa, sia un grande tema che riguarda il suo modo di ragionare e il suo modo di intendere il futuro degli Stati Uniti, comunque legato a una capacità di lavorare insieme a noi europei, e questa cosa mi conforta molto, ovviamente, perché anch'io ritengo questo un punto essenziale. E quindi mi pare che su questo tema si possa lavorare insieme. Spero che il nostro semestre di presidenza l'anno prossimo sia un semestre che aiuta anche, che aiuti anche in questa direzione, e vorrei su questo andare avanti e lavorarci ancora più in modo determinato. In questo senso il TTIP secondo me è il punto chiave, perché anche qui è un fatto, sono cose concrete. Se noi riusciamo effettivamente a fare l'accordo sul commercio tra Europa e Stati Uniti, si è voltata una pagina, e ripeto, per l'Italia, per l'export italiano, sarebbe una svolta fondamentale. Bene, grazie.